Buongiorno, allora, questa è una piccolissima diretta, un piccolissimo sguardo verso quello che sto facendo. Sto registrando il programma televisivo Big and Furious e qui oggi sto facendo il polpettone, quindi proponendo questa ricetta anche a loro. Allora, guardate, qui sto facendo il sughetto che è praticamente pronto. Guardate qua che sughetto spettacolare. In forno, appena realizzato il polpettone, guardate, quindi sta cuocendo. Se vi ricordate la ricetta, questo dovrà stare 15 minuti a 200 gradi. La ricetta io l'ho già scritta, quindi la trovate praticamente sulla mia pagina, ma non vi preoccupate che vi inserisco il link. E niente, per farvi vedere che insomma tutto sta proseguendo per il meglio, ci sono tantissime ricette che ancora dovrò farvi vedere. A proposito, una ricetta nuovissima che dovrò farvi vedere sarà una pasta frolla realizzata solamente con due tipi di olio diversi, uno di mais e uno extravergine d'oliva mischiati insieme. Vi voglio far vedere il risultato. Aspettami qua che vi voglio far vedere un effetto sorpresa. Adesso si sono un po' sfasciati, ma comunque l'idea era questa, quindi qualche biscotto, vedete? Li abbiamo assaggiati prima e sono spettacolari. Sono biscotti di vera pasta frolla e niente, io vi metterò comunque sia la ricetta, quindi tante novità sulla pagina e niente, volevo dirvi che tutto prosegue per il meglio e stiamo realizzando alla grande questo programma che spero insomma di farvi vedere prima possibile. Credo più o meno marzo riusciremo a guardarcelo tutti quanti da casa. Quindi adesso vi saluto e continuo la mia preparazione delle ricette. Ciao, un bacio. Eccolo qua, vedete? Questo è il polpettone. Ed eccolo qua, vedete? Questo è quello che ho appena realizzato, adesso tutti a mangiare. Allora, adesso invece voglio andare a preparare gli gnocchi, quindi qui stanno bollendo le patate. Patate rosse e poi di qua invece sto preparando il sughetto, vedete? Ho soffritto un po' di sedano, carote, cipolla, un pochino d'olio, pepe, sale e poi prepariamo gli gnocchi di patate. Ora eccoci qua, vedete? Stavo anche facendo gli gnocchi, quindi oggi facciamo un bel po' di cose. Allora, per fare questi gnocchi, io ho semplicemente messo 500 grammi di patate rosse. Ragazzi, vengono meglio, con le patate rosse e poi 150 grammi di farina, semplicemente. Quindi facili, facili, facili. Allora, stavo facendo gli gnocchi, potete farli grandi oppure usare la tecnica quella della forchetta, quindi li passate sopra, vedete? Passateli sopra così, vedete che carini che vengono? Perché qui si raccoglie tutto il sughetto, tra le strisce. Quindi avete due opzioni per fare i vostri gnocchi, anche se non avete lo strumentino, quello per gli gnocchi, ok? Quindi un po' di fantasia e possiamo fare tutto quanto in casa. Vuoi provare? Sono gli gnocchi, guardate. Che spettacolo. Questi prossimi per le nostre ricette. Guarda qua che gnocchi, guarda che gnocchi che abbiamo fatto! Ma questi sono superbi, sensazionali. Fateli a casa, poi vi do la ricetta. Ciao! The meatloaf o polpettone in Italian will be a delicious meal for your family, especially in the Christmas or in the Easter.